Qualche giorno fa, a me è passato un bel po' di tempo, ero ferma al semaforo e non sono partita subito. Qua a Milano. A parte che il verde non era scattato. Ma il Milanese il verde non lo vede, lo prevede. Questo mi passa accanto con la macchina, abbassa il finestrino e mi fa: tornatela a casa, Terun! Terrona a me. Ma ti susisti per consumare a mia? Che cos'è che non avete capito? Allora io vi dico la verità, susisti per consumare a mia è troppo complicato, signora. Comunque letteralmente ti sei alzato per rovinarmi la giornata, però è molto più complicato. Poi una volta, se vuole dietro glielo spiego che cosa. Comunque ti sei alzato per rovinare a me. Allora io quando sono in pole position al semaforo, no, vi giuro, in pole position non ci voglio stare mai, perché mi viene l'ansia da prestazione. Perché proprio mi viene l'ansia prestazione, mi si spegne la macchina. Perché non è che puoi avere un dubbio, un'incertezza, che dici: aspetta, devo girare a destra, sbriga di stronza! Per colpa tua arrivo tardi in ufficio, mi tocca fare lo straordinario, quando arrivo a casa la cena è fredda, mia moglie si arrabbia e si consola con il vicino. Milanese, io neanche so come ti chiami, e se sei cornuta è colpa mia. Vai, vai. Vai, milanese. Vai, vai. Andale. Andale, milanese. Anche se devo dire la verità, i milanesi con me c'hanno ragione. Perché io non sono brava a guidare. No, veramente. Perché ai miei tempi la patente a Palermo? Ma ci sono vigili, polizia, carabinieri. Ai miei tempi la patente a Palermo te la vendevano. No, io non l'ho comprata, a me me l'hanno regalata, ovvio, la zia Lina me l'ha regalata. Allora, io devo dire la verità, cioè, però siccome sono una persona onesta, non mi sono riscritta a scuola guida qui a Milano perché me la voglio meritare questa patente. Sto studiando con una certa rilassatezza, perché tanto se mi bocciano a me che me ne fotti, la patente ce l'ho, quindi sono... Però sto studiando. Oh, pure la scuola guida è diversa tra nord e sud. Qua a Milano, per esempio, ti dicono che le mani sul volante vanno messe alle 10:10. Se le metti alle 10:12 per 2 minuti in ritardo ti bocciano. A Palermo, invece, le mani sul volante si mettono all'una precisa. Perché l'altra mano ti serve per salutare gli amici. Ciao, ciao. Dalle cucce, bello spicchio, ciao. Ciao, ciao. No, a te non ti saluto, vaffanculo. Ma ti può servire anche per comunicare con le altre vetture la mano, no? Per esempio per fare che sarebbe? Se stai passando non è perché c'è la precedenza, ma perché te lo sto concedendo io. Perché noi siamo un popolo democratico. La legge innanzitutto. Quella è la scuola guida. L'altra volta mi fa: signora, devi studiare anche queste regole, questi libri. Ho detto: guardi, secondo me lei sta esagerando. Cioè, un po' troppe regole avete qua. Perché non è possibile. Anche perché la maggior parte delle cose vengono applicate soltanto il giorno degli esami. E poi... Ma chi le segue più, no? Cioè, lo specchio tutto secco. Ma quando... Tipo, non si passa con l'arancione. Ve lo ricordavate? Vi giuro, non si passa con la ragione. Poi bisogna togliere il freno a mano prima della partenza. Ma chi lo toglie il freno a mano? Ma io lo tolgo solo quando c'ho fretta, ma proprio... Poi se il pedone si trova in prossimità delle strisce pedonali, non sulle, in prossimità, l'autovettura deve fermarsi per permetterne l'attraversamento. Io sta cosa l'ho vista fare solo una volta in Svizzera. A Palermo, se il pedone si trova in prossimità delle strisce pedonali, ci resta. L'unica speranza che hai di attraversare è tornare a casa e prendere la macchina. Sì, vabbè, ma pure a Milano, è inutile che ridete qua. Cioè,
Qua a Milano proprio il pedone non dovrebbe esistere per il milanese, perché tu quando attraversi devi essere veloce, che mi stai facendo perdere tempo, veloce, tipo Fiona May. La mamma di Larissa. Graziosa sta mamma. È cresciuta a forza di mangiare. Ma ragazzi, per piacere, che poi non posso neanche. Allora, ma sempre quelli della scuola guida mi hanno detto: signora, deve studiare il motore della macchina. Ma per quale motivo? Ma a me, se mi si rompe la macchina, io l'abbandono là, tipo pilota di Formula 1. Vai, safety car. Ma scusami, tanto noi donne ci sappiamo, no? Ci sappiamo gestire. Io per esempio mi si è rotta la macchina, no? C'avevo il freno rotto. Non ho avuto nessun tipo di problema, un mese e mezzo, ma non ho avuto, vero, perché quando dovevo frenare, calcolavo la distanza e spegnevo il motore in corsa. Sempre più onesto dell'atteggiamento degli uomini, che quando si rompe la macchina scendono e aprono il cofano, si piazzano là davanti, arrivano pure gli altri maschi, perché l'uomo appena vede un cofano aperto impazzisce, poi se non è suo ancora di più. Si piace là davanti e ripetono sempre le stesse cose. L'acqua c'è. L'olio pure. Si va a prendere il pane, abbiamo finito di apparecchiare. Allora, il mio fidanzato dice che io sono negata a guidare. E va bene, effetti un po' di ragione ce l'ha. Lui dice che sono negata solo perché una volta gli ho chiesto a che cosa serve il terzo pedale. Tutto lui sa, capite, sapete. Vabbè, comunque, che poi neanche me l'ha saputo spiegare. Mi è rimasto sto dubbio a me. Comunque, vabbè, lui è di quelli tutti precisini, ogni volta dico: amore, usciamo? Sì, intanto io scendo e vado a scaldare la macchina. Manco fosse la casa di campagna. Ma scendi. Allora, lui dice che sono negata, perché in effetti, vabbè, io qualche problema. Cioè, io, per esempio, non capisco in che marcia sono quando sono in autostrada, no? Cioè, proprio non lo, cioè l'unica che riconosco è la retromarcia, tutte le altre proprio non lo so. E lui mi dice: il motore ti parla. Te lo dice lui quando devi cambiare. Io l'altra volta ho aspettato un'ora. Non mi ha detto niente, ho fatto di testa mia, ho messo la seconda. Volevo stare là, non stata là, ascoltare niente. Vabbè, diciamo difetti fondamentali, non c'ho il senso dell'orientamento, ma infatti io preferisco guidare la notte, perché almeno seguo la stella polare. Ma di giorno, qua a Milano, non è che ci sono punti di riferimento naturali, che ne so, un fiume, un lago, una montagna, niente. Si perderebbe pure un uccello migratore. L'unico punto di riferimento qua a Milano è il Duomo. Infatti è pieno pieno di piccioni. È inutile che gli date a mangiare. Non sono affamati, si sono persi. Persi. Altro difetto, sono lenta, ma per fortuna, perché essendo così scarsa almeno vado piano, no? L'altro giorno ero in autostrada, ho incontrato uno più lento di me. Ho detto: vai Terry, puoi fare il tuo primo sorpasso in autostrada. Credici, ci devi credere, credici, ci devi credere. Metto la freccia, metto la terza. Me l'ha detto il motore. E sfida il mio avversario con lo sguardo, come a dire: adesso ti faccio mangiare la polvere. Qua
quando improvvisamente vede arrivare nello specchietto il solito «Sono maschia, te lo devo dimostrare», ma soltanto in autostrada, che comincia a lampeggiare. E si appiccica dietro, tipo roulotte. Dove mi devo mettere, Alonso? A sinistra ci sono gli oleandri. A destra c'è il sorpassato che mi guarda come a dire «Io non rallenta, arrangiati!» Ama tutte e due questo momento, non me lo rovinate. Piuttosto arriviamo a Bologna come le frecce tricolore. Così. Informazione. Una fatica. 2 ore e un quarto di sorpasso. Arrivate a Bologna, il casellante, ma manco mi ha chiesto il pedaggio, mi ha offerto acqua e zucchero. Che l'ha visto che ero distrutta. Ma che è questa mania di correre? Questo è proprio del nord. Allora, mia